guardiamo il capitolo finale. And I'll pray this way. E vorrei pregare per insieme. Father God, thank you for your word. Padre Dio, grazie per la tua parola. Thank you for the believers in Philippi and Paul's letter to them. Grazie per i credenti a Filippi e la lettera che Paolo ha scritto a loro. And I pray, Lord, give us eyes to see and ears to hear, minds to understand, and open hearts to accept and act on what you want to say to us through this passage. E darci occhi per vedere, orecchie per ascoltare, menti per capire, e cuori aperti per accettare e agire su ciò che vuoi dirci attraverso questo brano. Close your eyes. Chiudete gli occhi. And imagine what it would be like to have no worries, no cares, no concerns. E immagina come sarebbe a non avere né pensieri, né preoccupazioni, né affanni. Picture yourself taking a deep breath and then letting out a long exhale. Immagina che stai facendo ispirare profondo e poi espirare a lungo. Your shoulders drop. Le tue spalle si abbassano. The tension in your neck disappears. La tensione nel collo scompare. Your face relaxes. E il viso si rilassa. And there is nothing in the world you need to worry about. E non c'è niente al mondo di cui tu devi preoccuparti. You are in perfect peace. Sei in perfetta pace. Now compare that to normal life. Ora confronta quello con la vita normale. The reality is that most of us do not live in a state of perfect peace. La realtà è che la maggior parte di noi non vive in uno stato di pace perfetta. We live in a state of being hurried and worried and harassed. Viviamo in uno stato che ci sentiamo di aver fretta, preoccupati e stressati. And yet we serve Jesus, the Prince of Peace. Eppure serviamo Gesù, il principe della pace. He says, "Peace I leave with you, my peace I give you." E lui dice, vi lascio pace, vi do la mia pace. And what he said wasn't in the future tense and it wasn't conditional. E quello che ha detto non era al tempo futuro e nemmeno condizionale. He gives us peace in the present and he gives it without conditions. Ci dà la pace nel presente e la dona senza condizioni. We don't have to be stronger or holier or better in any way. Non dobbiamo essere né più forti o più santi o migliore in alcun modo. We simply need to reach out and take hold of what he has given us. Dobbiamo semplicemente estendere la mano e afferrare ciò che ci ha dato. It's something we already have. We just need to access it. È qualcosa che abbiamo già. Dobbiamo solo averne accesso. So then what's wrong here? Allora, cos'è che non funziona qui? How is it that we have access to peace and then live in a state of inner turmoil? Com'è possibile che abbiamo accesso alla pace e tuttavia viviamo in uno stato di tumulto interiore? I think maybe the problem is that while we know intellectually that peace is available in Christ, forse il problema è che mentre sappiamo a livello intellettuale che la pace è disponibile in Cristo, we don't know experientially how to take hold of that peace. Non sappiamo per esperienza come afferrare quella pace. So once again, Paul's letter to the believers in Philippi comes to the rescue. Ancora una volta ci viene in aiuto la lettera di Paolo ai Filippesi. It's all about remembering. E tutto sta nel ricordare.
remember shows up 238 times in the Bible. La parola ricordare compare 238 volte nella Bibbia. Why? Perché? Because we forget. Perché dimentichiamo. We live in a state of spiritual amnesia. Viviamo in uno stato di amnesia spirituale. We forget who we are and what we know. Dimentichiamo chi siamo e ciò che conosciamo. So what do we need to remember to live in God's peace? Quindi cosa dobbiamo ricordare per vivere nella pace di Dio? First of all, peace comes from remembering where to focus. In primis, la pace viene dal ricordare su cosa focalizzarsi. I don't need to convince anyone that our 21st century lives are constantly bombarded with things competing for our attention. Non ho bisogno di convincere nessuno che le nostre vite del XXI secolo sono costantemente bombardate da cose che competono per le nostre attenzioni. We are in a non-stop battle for what to focus on. Siamo in una battaglia senza fine su cosa concentrarci. Now, one obvious example is social media. Un esempio ovvio è i social media, i social. Now, I don't think that social media is the ultimate evil. Non credo che i social sono il male supremo. It can even be a force for good. Possono essere anche una forza positiva. But have you ever noticed that no matter where you start on Facebook or Twitter or whatever social media you might use? Ma avete notato che non importa dove iniziate sul social di scelta, che sia Facebook, Twitter, eccetera, you can quickly spiral down holes of negativity and anger. Potete rapidamente sprofondare verso abissi di negatività e di rabbia. There's a reason for that. C'è un motivo per questo. When we experience anger, quando proviamo la rabbia, our bodies produce a chemical called dopamine, which is also known as the feel-good hormone. I nostri corpi producono una sostanza chimica chiamata dopamina, conosciuta anche come ormone del benessere. So weirdly, it feels good to be mad. Quindi può sembrare strano, ma ci sentiamo letteralmente bene ad essere arrabbiati. The people who develop social media know this. Le persone che hanno sviluppato la social media lo sanno questo. In a recent lecture by a Yale University psychology professor, Molly Crockett, she says, in una recente conferenza, la professoressa di psicologia della Yale University, Molly Crockett, ha affermato, in an effort to engage users for as long as possible on their platforms, many companies employ algorithms that prioritize content and feeds that is emotional in nature and likely to contain examples of moral outrage. Nel tentativo di coinvolgere gli utenti il più a lungo possibile sulle loro piattaforme, molte società utilizzano algoritmi che danno la priorità ai contenuti nei feed, in natura emotiva, e che potrebbero contenere esempi che creano indignazioni. So it's deliberate. Social media is designed to make us angry. Quindi è fatto apposta. I social media sono stati fatti per farci arrabbiare. Because anger produces dopamine, which makes us feel good. Perché la rabbia produce dopamina, che ci fa sentire bene. So we associate feeling good with social media platforms. Quindi associamo il sentirsi bene con le piattaforme di social media. Now there is plenty of chaos in the world that can make us angry. Allora, c'è tanta caos nel mondo che ci può far sentire rabbia. But what that means is that we, as Christians, have to work extra hard to turn our eyes and hearts toward the things of God. Ma questo significa che, come credenti, dobbiamo lavorare più duramente per dirigere i nostri occhi e i nostri cuori verso le cose di Dio. That's the God who gives us peace. Questo è
Questo è Dio che ci dà la pace. So rather than focusing on the chaos, Paul tells us. Quindi piuttosto che concentrarsi sul caos, Paolo ci dice: finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Quindi, fratelli, tutte le cose belle, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù, qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Peace comes from right focus. La pace viene da focalizzarsi sulle cose giuste. So ask yourself, what do I focus on? Quindi fatevi la domanda, su cosa mi concentro? Second, peace comes from remembering where to look for help. In secondo luogo, la pace viene da ricordare dove cercare aiuto. One of the worst pieces of advice in the world is, if all else fails, pray. Uno dei peggiori consigli al mondo è, se tutto fallisce, allora prega. If we hope to have any kind of peace, prayer cannot be a last resort. Se speriamo di avere un qualche tipo di pace, la preghiera non può essere l'ultima risorsa. If we save prayer for when everything else has already gone wrong, se conserviamo la preghiera per quando tutto il resto è andato storto, we will be so wrapped up in anxiety, we won't be able to hear or see God Himself, much less His response to our prayer. Saremo così presi dall'ansia che non saremo in grado di ascoltare o vedere Dio, tanto meno la sua risposta alla nostra preghiera. Now remember, Paul was writing this letter in prison. Ricorda che Paolo stava scrivendo questa lettera in prigione. So he knew something about stress. Quindi conosceva qualche cosa significava lo stress. And probably more than most of us, he could have had good cause to be anxious. E probabilmente più di molti di noi ha avuto buona ragione per essere ansioso. But instead, he says, ma invece dice, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa, fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Pastor and speaker Leon Scrum put it this way. Il pastore e oratore Leon Scrum l'ha messo in questi termini. You do not have to be anxious about anything when you truly trust God with everything. Non deve essere ansioso di nulla se affidi a Dio tutto. Paul knew where to turn in times of trouble. Paolo sapeva a chi rivolgersi in momenti di difficoltà. He knew the first and most important thing was to go to God for help. Sapeva che la prima e la più importante cosa da fare era andare da Dio. So ask yourself. E quindi chiediti. When I face a challenge, where is my default place to look for help? Quando devo affrontare una sfida, qual è il mio posto predefinito in cui cercare aiuto? Third, peace comes from remembering who meets my needs. Terzo, la pace viene dal ricordare chi è che soddisfa i miei bisogni. Who takes care of you? Chi si prende cura di te? May you work really hard
maybe you just have a really well-paying job. Forse lavori duramente oppure semplicemente hai un lavoro che paga molto bene. If your spouse or your family take care of you. Forse il tuo coniuge o la tua famiglia si prendono cura di te. However you get through life, you've got it under control. In qualsiasi modo che tu fai la vita, attraversi la vita, hai tutto sotto controllo. Right? Giusto? Wrong! No, sbagliato! If we've learned anything over the past 18 months, se abbiamo imparato qualcosa negli ultimi 18 mesi, it's that we are not in control. È che non abbiamo il controllo. We are not in control. Noi non abbiamo il controllo. Our families are not in control. Le nostre famiglie non hanno controllo. Our employers are not in control. I nostri datori di lavoro non hanno il controllo. The government is not in control. Il governo non ha il controllo. Getting through life is not up to our efforts. Il modo in cui affrontiamo la vita, attraversiamo la vita, non è il risultato dei nostri sforzi. If I think I have to provide or to be provided by through my own efforts, se io penso che devo provvedere per altri o per me attraverso i miei propri sforzi, if I feel like I have to be in control, se io sento che io devo essere avere controllo, I have to constantly worry. Allora devo costantemente preoccuparmi. What if something happens? E se succede qualcosa? What if the wage earner, whether that's me or another family, gets ill? Cosa succede se chi porta a casa i soldi, che fosse io o un altro della mia famiglia, sta male? What if my employer goes out of business? E se il mio datore di lavoro fallisce? What if, what if, what if? E se, e se, e se? But here's the real what if. Ma ecco il vero e se. What if the God of the universe is the one who provides for me? E se il Dio dell'universo fosse colui che provvede per me? Christians often quote Philippians 4:13. I credenti spesso citano Filippesi 4:13. I can do all this through Him who gives me strength. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. This is one of the most misrepresented verses in the Bible. Questo è uno dei versetti più mal interpretati nella Bibbia. Not because people misquote it. Non perché la gente lo cita male. But they take it out of context. Ma perché lo prendono fuori contesto. This verse is not about God propping up Paul's efforts. Questo versetto non parla di Dio che sostiene gli sforzi di Paolo. This is about God giving Paul the peace to face deprivation and the humility to be grateful for abundance. Si tratta di Dio che dà a Paolo la pace di affrontare la privazione e l'umiltà di essere grato dell'abbondanza. The context of this verse says, il contesto di questo versetto dice, I learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all this for Him who gives me strength. Poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo, so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. I can be in perfect peace because I know that whatever circumstance I find myself in, io posso essere in pace perfetta perché so che in qualunque circostanza mi trovi, whether I'm rolling in money or just scraping by, o che sia pieno di soldi oppure raschiando il fondo, God is my provider. Dio è colui che provvede per me. And He can give me the peace to face any situation.
E lui mi può dare la pace per affrontare qualsiasi situazione. Peace comes from remembering who provides for our needs. La pace viene dal ricordare chi provvede ai miei bisogni. So ask yourself, who do I see as my provider? Quindi farti la domanda, chi vedo come mio aiuto? Finally, peace comes from remembering who is with me. Infine, la pace viene dal ricordare chi è con me. Philippians 4:5 says, Filippesi 4:5 dice, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. I have a friend whose husband used to travel a lot for his job. Un'amica il cui marito viaggiava molto per lavoro. And they live in Central Asia. Vivono nell'Asia centrale. And my friend would get worried and fearful whenever her husband was away. E la mia amica si preoccupava e aveva paura ogni volta che suo marito era fuori. And she was left with their four young children in a not terribly safe place. E lei rimaneva con i loro quattro bambini piccoli in una località non propriamente sicura. So one night she was fretting about this and that. Una notte era preoccupata per questo e per quello. And she felt like the Lord asked her to identify the very worst thing that could happen. Sentì come se il Signore le avesse chiesto di identificare la cosa peggiore che potesse accadere. Now, if you've got a good imagination, se hai una buona immaginazione, you can come up with an almost unlimited supply of worst case scenarios. Puoi inventare i scenari peggiori senza limite. And the last thing you expect from God is to be told to think of this. E l'ultima cosa che ti aspetti da Dio è che lui ti dice di pensarci. But obeying God. Ma obbedendo a Dio. She thought up a list of bad things that could happen to her, her home, her family. Fece una bella lista di cose brutte che sarebbero potuto succedere a lei, alla casa, alla famiglia. But each time she brought before God another thing that could go wrong. Ma ogni volta che portava davanti a Dio un'altra cosa che avrebbe potuto andare male, she realized that that was not the worst thing that could happen. Capiva che in realtà quello non era la cosa peggiore che sarebbe potuta accadere. And God would prompt her to go on to keep digging. Quindi Dio le incoraggiava di continuare a pensarci. Finally, she identified the absolutely worst thing that could ever happen. Alla fine ha identificato la cosa assolutamente peggiore che potesse mai accadere. And that was that God would abandon her. Ed è quello che Dio l'avrebbe potuto abbandonare. And since God has made it abundantly clear in Scripture that He will never leave us. Poiché Dio ha reso chiarissimo nelle scritture che non ci lascerà mai, she realized she didn't have to worry. Si rese conto che non doveva preoccuparsi. And after that she had peace. E dopo di questo ha avuto pace. The writer to the believers in Rome said, lo scrittore ai credenti di Roma disse, for I am convinced that neither life nor death, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio e in Cristo Gesù nostro Signore. Bad things, terrible things can happen. Le cose brutte, le cose tremende possono accadere. But the absolute worst thing will never happen. Ma la cosa peggiore in assoluto non accadrà mai. God will never abandon us. Dio non ci abbandonerà mai.
One of the last things Jesus said before he ascended to heaven was, una delle ultime cose che Gesù ha detto prima di salire in cielo, and surely I am with you always to the very end of the age. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. We are never alone. Non siamo mai soli. Peace comes from remembering God is with me. La pace viene dal ricordare che Dio è con me. So ask yourself, quindi chiedetemi, how can I remind myself that I am not alone? Come posso ricordarmi che io non sono sola? Philippians 4:7 is one of my favorite verses. Filippesi 4, versetto 7 è uno dei miei versi preferiti. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. I love the idea that a peace that is beyond comprehension. Amo l'idea di una pace che vada oltre la comprensione. It's not rooted in anything of this earth. Non ha radici in nessuna cosa di questa terra. It's rooted in God and God alone. Ha le radici in Dio e solo in Dio. The prophet Isaiah says to God, il profeta Isaia dice a Dio, you will keep the mind that is dependent on you in perfect peace, for it is trusting in you. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace, perché in te confido. In order to have that mind that trusts in God, per avere quella mente che confida in Dio, is dependent on God, e dipende da Dio, and is therefore in peace, e quindi in pace, it's all about remembering. Tutto sta nel ricordare. Remembering where to focus. Ricordare su cosa focalizzarsi. Remembering where to look for help. Ricordare dove cercare aiuto. Remembering who meets my needs. Ricordare chi soddisfa i miei bisogni. And remembering who is with me. E ricordare chi è con me. C'è tanta roba qua dentro. C'è veramente tanta roba. Torniamoci a pregare, a riflettere su quello che abbiamo ascoltato stasera, se sei stato colpito da qualche cosa. Chiudi gli occhi, come hai fatto all'inizio, e prega queste cose assieme a me nel cuore. Signore, io so che mi dimentico. Io so che spesso non sono focalizzato su di te. Quindi, Signore, ti prego, aiutami, Spirito Santo, a mettere un fuoco su di te, a mettere un fuoco su tuo figlio Cristo, a capire che è Lui il fuoco della mia vita e non tutto il resto. E Signore, aiutami a ricordare che devo cercare aiuto in te, che in te ho un aiuto sicuro, ho un qualche cosa a cui posso chiedere sempre, costantemente, ovunque mi trovi, in qualsiasi cosa mi stia trovando, posso chiedere aiuto. E aiutami a ricordare che sei tu che soddisfi i miei bisogni, non lo Stato, il mio lavoro, i miei hobby, i miei amici. E soprattutto, Signore, fammi ricordare che tu non mi abbandonerai mai.